Ascoltateli, figli della notte. Che musica fanno, eh? Diario del dottor Seward. 26 settembre. Invero, non c'è nulla di definitivo. Neppure una settimana da che ho scritto Finis ed eccomi qua a ricominciare, o meglio, a continuare lo stesso diario. Fino a oggi pomeriggio non avevo avuto motivo di ripensare a quel che si è compiuto. Renfield era divenuto, da tutti i punti di vista, tranquillo e savio come mai. Era già a buon punto con la solita caccia alle mosche e aveva riattaccato con i ragni, per cui per me non era motivo di preoccupazioni. Avevo ricevuto una lettera di Arthur scritta domenica, dalla quale deduco che se la cava abbastanza bene. Quincy Morris è al suo fianco e gli è di grande aiuto, poiché si tratta di una persona di inesauribile vitalità. Quincy mi ha scritto anche lui due righe, dicendomi che Arthur sta recuperando in parte almeno il vecchio spirito. E dunque, per quanto riguarda loro due, sono tranquillo. Dal canto mio, stavo per riaccingermi al lavoro con l'entusiasmo di un tempo, al punto da poter quasi quasi affermare che la ferita lasciata su di me dalla povera Lucy cominciava a cicatrizzarsi. Ma ora siamo da capo. E come andrà a finire, lo sa solo Dio. Ho la sensazione che Van Helsing pensi di saperlo anche lui, ma si lascia sfuggire di bocca soltanto quel che basta a stimolare vieppiù la curiosità. Ieri si è recato a Exeter, dove ha pernottato. Oggi è tornato, e verso le 5:30 del pomeriggio è letteralmente piombato nella stanza dove mi trovavo, cacciandomi in mano la Westminster Gazette di ieri sera. «Che pensate voi di questo?» mi ha chiesto facendo un passo indietro e piantandosi davanti a me a braccia conserte. Ho esaminato il foglio da cima a fondo, perché davvero non capivo che cosa volesse dire. E allora lui me l'ha strappato di mano e ha puntato il dito su un articolo nel quale si parlava di bambini scomparsi a Exeter. Una cronaca che non mi ha detto molto, finché non sono giunto al passo in cui si parla di minuscole ferite alla gola dei bambini. Un'idea mi è balenata e ho alzato la testa di scatto. «Ebbene?» ha chiesto Van Helsing. «Come quelle della povera Lucy. E cosa pensate voi?» «Semplicemente che deve esserci una causa comune. La stessa cosa che ha ferito lei deve aver ferito i bambini.» Non ho compreso appieno la replica di Van Helsing. «Indirettamente è vero, non però direttamente.» «Come sarebbe a dire, professore?» ho domandato. Ero piuttosto propenso a prendere alla leggera la sua gravità, perché dopo tutto 4 giorni di riposo e di liberazione da un'ansia ardente, incalzante, contribuiscono non poco a risollevare l'animo. Ma un'occhiata al suo viso è bastata a farmi ricredere. Mai, neppure nel pieno della nostra disperazione per la povera Lucy, era apparso tanto serio e severo. «Ditemelo!» ho esclamato. «Non oso esprimere un'opinione. Non so che pensare, e mi mancano elementi sui quali basare una congettura.» «Volete dire a me, amico John, che voi non avete sospetto circa ciò di cui è morta povera Lucy, neppure dopo tutti i suggerimenti dati, non solo da eventi, ma anche da me?» «È morta di esaurimento nervoso in seguito a un'enorme perdita o distruzione di sangue.» «E come spiegate voi il molto sangue perduto o distrutto?» Ho scosso il capo e lui è venuto a sedermisi accanto e ha proseguito. «Voi siete uomo intelligente, amico John. Voi ben ragionate e vostra mente chiara. Ma troppi pregiudizi sono in voi. Voi non permettere a vostri occhi di vedere e a vostre orecchie di udire. E tutto quanto è fuori di vostra vita quotidiana non riguarda voi.
Non credete che sono cose che voi non potete capire, che tuttavia esistono, e che alcuni vedono cose che altri non possono. Ma esistono cose antiche e nuove che non possono essere contemplate da occhi di uomini solo perché essi conoscono o credono di conoscere cose che altri uomini hanno detto loro. Errore di nostra scienza che è di pretendere di spiegare tutto. E se essa non spiega, essa allora dice che non è niente da spiegare. Ma noi vediamo attorno a noi ogni giorno nascita di nuove credenze che si pretendono nuove, e le quali sono soltanto le vecchie che fingono se stesse giovani, come le signore eleganti all'opera. Io suppongo ora che voi non crediate in dislocazione corporea, nein, e neppure in materializzazione, nein, e neppure in corpi astrali, nein, e neppure in lettura di pensiero, nein, e neppure in ipnotismo. Sì, ho detto, nell'ipnotismo, sì. Charcot ne ha fornito prove convincenti. Il professore ha sorriso e ha proseguito. Ragion per cui voi siete di esso convinto, ya? E dunque, naturalmente, voi capite come esso agisce e potete seguire la mente di grande Charcot, non è più in anima stessa di paziente che egli influenza, nein? E allora, amico John, devo presumere che voi semplicemente accertate un fatto e accontentate voi di lasciare che tra la premessa e la conclusione resti vuoto, nein? Allora dite, a me che sono studioso di cervello, come mai voi accettate ipnotismo e respingete lettura di pensiero? Permettete a me di dire a voi, amica mia, che oggi in scienza elettrica vengono compiute cose che avrebbe sembrate sacrileghe agli uomini stessi che hanno scoperto elettricità, uomini che non molto tempo prima avrebbero stati messi a rogo come stregoni. Sempre sono misteri in vita. Come si spiega che Matusalemme ha vissuto 900 anni e celebre vecchio par 169, ma quella povera Lucy, con sangue di 4 uomini in sue povere vene, non è riuscita a vivere neppure giorno? Perché se era vissuta un giorno in più, noi potremo salvare essa. Conoscete voi tutti i misteri di vita e di morte? Conoscete voi tutto quanto di anatomia comparata e potete dire pertanto che in certi uomini esistono qualità di bestie e in certi no? Potete dire a me perché, mentre altri ragni muoiono piccoli e presto, un unico grande ragno è vissuto per secoli nel campanile di quella vecchia casa spagnola e lui cresce, cresce, finché calandosi di alto poteva bere olio di tutte le lampade della chiesa? Potete dire voi a me perché nelle pampas e anche altrove del resto sono pipistrelli che vengono di notte e aprono vene di bestiame e cavalli e succhiano asciutte loro vene. E come spiegate che in certe isole di mari occidentali sono pipistrelli che restano appesi ad alberi tutto giorno e coloro che hanno visto essi descrivono come enormi noci o capsule e quando i marinai dormono su ponte perché fa sì tanto caldo loro calano sfolazzando su di essi e poi di mattino vengono trovati uomini morti, pallidi com'era signorina Lucy. Gran Dio, professore! Ho esclamato balzando in piedi. Volete forse dirmi che Lucy è stata morsa da uno di questi pipistrelli? E che una cosa del genere è possibile qui a Londra, nel XIX secolo? Ha levato una mano per impormi il silenzio e ha continuato. Potete dire voi a me perché Tartaruga vive più a lungo che generazioni di uomini? Perché elefante campa tanto da vedere succedersi intere dinastie? E perché pappagallo non muore mai ma soltanto per morso di gatto o cane o altra ferita? Potete voi dire a me perché uomini in tutti i tempi e luoghi hanno creduto e credono che sono individui che continuano a vivere per sempre se si permette loro? Che sono uomini e donne che non possono morire? Noi tutti sappiamo, perché scienza ha comprovato questo dato di fatto, che sono stati rospi rimasti chiusi dentro rocce per migliaia di anni, prigionieri di un così piccolo buco che ha tenuto loro dentro di sé fin da giovinezza di mondo. Potete voi dire a me
come indiano fakiro fa se stesso morire ed essere seppellito e sua tomba sigillata e grano seminato su di essa e il grano falciato e raccolto e ancora seminato e di nuovo falciato e raccolto e poi gli uomini vengono e rompono l'intatto sigillo e lì giace indiano fakiro non morto ma che lui si alza e cammina tra loro come prima. A questo punto l'ho interrotto. Ero semplicemente sbalordito. Mi aveva a tal punto bombardato la mente con questo elenco di bizzarrie della natura e di possibili eventualità che la mia fantasia cominciava ad andare a fuoco. Avevo la vaga sensazione che mi stesse impartendo una lezione, come tanto tempo prima usava fare nel suo studio ad Amsterdam. Ma allora lo faceva per farmi entrare nozioni nella zucca, per poi poterle elaborare ulteriormente. Ora invece, il suo insegnamento mi mancava. Ma siccome desideravo seguirlo, gli ho detto: «Professore, permettetemi di tornare a essere il vostro allievo preferito. Enunciatemi la tesi, in modo che a mano che procedete, io possa avvalermi della vostra sapienza. In questo momento, dentro di me, sto balzando da un punto all'altro come fa il mentecatto e non certo il savio alla caccia di un'idea. Mi sento come un novizio che brancoli nella nebbia, cespicando tra i cespugli nel cieco tentativo di procedere pur senza sapere dove stia andando». «Questa è buona immagine», ha replicato il professore. «Bene, io dirò a voi. Mia tesi è questa. Io desidero che voi credete. Che creda cosa? Che credete in cose che voi non potete. Permettetemi un esempio. Ho udito una volta un americano definire la fede come segue: quella facoltà che permette noi di credere cose che noi sappiamo non vere. Sono d'accordo con lui. Lui voleva dire che dobbiamo avere mente aperta e non permettere che un pezzettino di verità blocchi la corsa di una grande verità come piccola pietra può far con vagone. Noi cogliamo prima piccola verità, benone. Noi teniamo essa e noi valutiamo essa. Ma in pari tempo, noi non dobbiamo permettere a essa di supporre se stessa come tutta verità dell'universo. Sicché voi volete che io non permetta a certe convinzioni precedenti di ostacolare la ricettività della mia mente per quanto attiene a certi strani eventi. Ho assimilato la vostra lezione? Ahia, siete sempre mio preferito allievo. Vale la pena insegnare voi. Ora che voi siete volenteroso di comprendere, voi avete compiuto primo passo verso comprensione. Voi dunque pensate che quelli così piccoli buchi nelle cuole di bambini sono stati causati da stesso agente che ha fatto buchi in gola di signorina Lucy? Credo di sì. Si è alzato e ha pronunciato con tono solenne: «In tal caso, voi siete in errore. O magari che è così. Purtroppo, non è così. È peggio. Molto, molto peggio. In nome di Dio, professor Van Helsing, che cosa volete dire?» ho gridato. Con un gesto di disperazione, Van Helsing si è lasciato cadere su una seggiola e piantando i gomiti sulla tavola e coprendosi il volto con le mani, ha esclamato: «Sono stati fatti da signorina Lucy!» Per un istante sono stato in balia dell'ira. Era come se Van Helsing avesse schiaffeggiato il volto di Lucy ancora viva. Ho lasciato andare un gran pugno sul tavolo e balzando in piedi ho detto: «Dottor Van Helsing, vi ha dato di volta il cervello?» Ha sollevato il viso e mi ha guardato, e l'espressione partecipe che gli ho letto in faccia mi ha disarmato. «Magari», ha replicato, «la follia sarebbe facile di sopportare a paragone di una verità come questa. Amico mio, perché credete voi ho fatto giro così lungo? Perché ho aspettato tanto per dire a voi così semplice cosa? È stato forse perché io odio voi e ho odiato voi tutta mia vita? È stato forse perché volevo infliggervi dolore? È stato forse perché volevo vendicarmi dopo tanto tempo di quanto voi avete salvato mia vita e da morte atroce? Nein, di certo.
Perdonatemi, l'ho pregato, e lui ha ripreso. Amico mio, se così ho fatto, è perché desideravo essere gentile nel comunicare questo a voi, perché io so che voi avete amato quella così dolce fanciulla, ma neppure ora io mi illudo che voi credete. È così difficile accettare di colpo verità in attesa che è lecito dubitare di sua possibilità quando abbiamo sempre creduto contrario di essa. Ancora più difficile è accettare così triste e concreta verità e su conto di una persona come signorina Lucy. Questa notte io ho fatto fornire prova di essa. Osate voi venire con me? Sono rimasto a bocca aperta. A nessuno piace fornire la prova di una verità del genere. Byron faceva eccezione soltanto per la gelosia. E provare la verità che più aborriva. Il professore si è reso conto della mia esitazione e ha ripreso a dire: logica e semplice. Questa volta non logica di pazzo, che salta di cespuglio in cespuglio nella nebbia. Se non è vero, sarà sollievo per tutti. Nella peggiore di ipotesi, esso non farà male. Ma se è vero, questo sì che è terribile. Pure proprio perché è tanto terribile, dovrebbe aiutare mia causa, perché essa ha certo bisogno di credenza. Orsù, io dirò a voi che cosa io propongo. Primo, che andiamo subito a vedere quel bambino ospedale. Il dottor Vince del North Hospital, dove dicono i giornali che ha ricoverato il piccolo, è amico mio. E penso anche che vostro, perché avete studiato assieme in Amsterdam. Non si recuserà di far vedere il suo paziente a due scienziati, anche se non a due amici. Noi non diremo niente a lui prima soltanto che noi desideriamo imparare. E poi? Alla mia domanda si è tolto una chiave di tasca e l'ha esibita. E poi, ha ripreso, noi passeremo notte, voi e io, in cimitero dove Lucy giace. Questa è chiave che chiude sua tomba. Essa ha dato a me becchino da consegnare ad Arthur. Mi sono sentito mancare il cuore, perché ho capito che ci attendeva una prova atroce. Ma non potevo rifiutarmi, per cui non mi è restato che radunare quel po' di coraggio che avevo e dire che dovevamo affrettarci, che il pomeriggio stava per finire. Abbiamo trovato il bambino sveglio. Aveva dormito e mangiato e nel complesso stava bene. Il dottor Vincent gli ha tolto la benda dal collo, mostrandoci le ferite. Impossibile sbagliarsi. Erano tali e quali quelle che avevamo notato sulla gola di Lucy. Unica differenza, erano più piccole e con margini che apparivano più recenti. Ma era tutto. Abbiamo chiesto a Vincent a quale causa le attribuisse e la sua risposta è stata che doveva trattarsi del morso di un animale, forse un ratto. Personalmente però era propenso a credere che si trattasse di uno di quei pipistrelli che sono così frequenti tra le alture a nord di Londra. Tra tanti innocui, ha soggiunto, può esserci qualche esemplare pericoloso proveniente dal sud e appartenente a una specie più maligna. Non è escluso che marinai ne abbiano portato uno in Inghilterra e che questo sia riuscito a fuggire, o magari che un suo piccolo sia fuggito da uno zoo, o che ci sia stato un incrocio con un vampiro. Sono cose che accadono, sapete. Non più di 10 giorni fa è scappato un lupo e, se non mi sbaglio, è stato visto da queste parti. In seguito, per una settimana, i bambini non hanno fatto che giocare a cappuccetto rosso nella brughiera e in ogni vicolo della zona, finché non è saltata fuori questa storia della bella signora, e per loro è stato davvero una manna. Perfino questo povero piccolo, quando oggi si è svegliato, ha chiesto all'infermiera se poteva andarsene. Lei gli ha chiesto perché, e lui ha risposto che voleva tornare a giocare con la bella signora. «Spero che», ha replicato Van Helsing, «quando dimettete piccolo, voi raccomandate a suoi genitori di vigilare lui attentamente. Queste fantasie di fuggire di casa sono pericolose in estremo, e se il bambino rimane fuori un'altra notte, esso probabile che è lui fatale. Immagino però che voi non lascerete lui uscire ancora per qualche giorno, sì?» «No, di sicuro, ci vorrà una settimana, forse di più se la ferita non si rimargina».
La nostra visita all'ospedale è durata più tempo di quanto non avessimo previsto e il sole era tramontato quando ne siamo usciti. Van Helsing, notato che oramai era buio, ha commentato: «Non è fretta, è più tardi di quanto io non pensavo. Venite, andiamo noi a cercare qualche luogo dove possiamo mangiare e poi andremo dove dobbiamo». Abbiamo cenato allo Jack Straw's Castle insieme a una piccola folla di ciclisti e di altri avventori rumorosamente allegri. Verso le 22 siamo usciti dalla locanda. Era ormai buio pesto e i pochi lampioni rendevano l'oscurità ancora maggiore non appena si usciva dal raggio del loro riflesso. Il professore evidentemente aveva studiato il percorso che dovevamo seguire perché tirava dritto senza esitazioni. Quanto a me, invece, ero del tutto disorientato. Più procedevamo e sempre più rari erano i passanti, finché siamo rimasti addirittura un po' sorpresi quando ci siamo imbattuti nella pattuglia di polizia a cavallo, intenta al suo solito giro di ronda suburbano. Finalmente siamo giunti al muro del cimitero che abbiamo scalato. Non è stato molto facile trovare la cappella della famiglia Westenra nella fitta oscurità di quel luogo che ci sembrava così alieno. Il professore ha cavato la chiave, ha aperto il cancello cigolante e poi, facendosi da parte con un conscio gesto di cortesia, mi ha fatto cenno di entrare. Non mancava un tocco di squisita ironia nella urbanità di dare all'altro la preferenza di una situazione così assurda. Si è però affrettato a seguirmi, riaccostando con cura il cancello dopo essersi accertato che la serratura non fosse a scatto. In quest'ultimo caso ci saremmo trovati in un'assai brutta situazione. Quindi il professore ha frugato nella sua valigetta, ne ha estratto una mezza candela e una scatola di fiammiferi e ha fatto un po' di luce. Già di giorno la cappella, pur piena di corone e di fiori freschi, era apparsa abbastanza cupa e macabra. Ma adesso, a distanza di qualche giorno, con i fiori che pendevano appassiti e morti, i loro bianchi viranti al ruggine e i loro verdi a tonalità di bruno, ora che i ragni e gli scarafaggi vi avevano riaffermato il proprio dominio, ora che pietra sbiadita dal tempo e malta patinata di polvere, ferri rugginosi, opachi, ottoni appannati e argentature annerite riflettevano debolmente la fioca luce della candela, lo spettacolo era tristo e miserando oltre ogni immaginazione. Se ne ricavava irresistibile l'impressione che la vita animale intendo, non fosse l'unica cosa che possa morire. Van Helsing si è messo a lavorare sistematicamente, alzando la candela per poter leggere le targhe sulle bare e inclinata in modo che le gocce di cera piovessero sul metallo rapprendendovisi, ha identificato quella di Lucy. È tornato a frugare nella valigetta e ne ha estratto un cacciavite. «Che avete intenzione di fare?» gli ho chiesto. «Aprire bara, così voi siete convinto». E senz'altro ha cominciato a togliere le viti e alla fine ha sollevato il coperchio, mettendo a nudo la fodera di zinco. Era uno spettacolo per me quasi intollerabile. Mi sembrava un affronto alla morta, quasi come se le avessimo strappato di dosso gli abiti mentre dormiva, ancora viva. Anzi, gli ho afferrato la mano per fermarlo, ma lui si è limitato a dire: «Voi adesso!» E frugando ancora una volta nella valigetta ne ha cavato una piccola sega. Piantando poi il cacciavite nello zinco con un colpo preciso che mi ha fatto sobbalzare, ha praticato un piccolo foro, sufficiente tuttavia per farvi entrare la punta della sega. M'ero aspettato una zaffata di gas di putrefazione. La salma era sepolta da una settimana. Noi medici, costretti come siamo a tener conto degli inconvenienti della nostra professione, a cose del genere non possiamo non essere preparati. E infatti sono arretrato di un passo. Ma il professore non ha avuto un attimo di esitazione. Ha segato per una cinquantina di centimetri lungo un lato della fodera di zinco, quindi ha proceduto perpendicolarmente poi lungo il lato opposto. Afferrando quindi il margine del lembo così liberato, l'ha tirato indietro, verso i piedi della bara, e accostando la candela allo squarcio, mi ha fatto cenno di guardare. Mi sono avvicinato. La bara era vuota. Indubbiamente per me è stata una sorpresa. Il mio turbamento è stato notevole. Van Helsing invece appariva impassibile. Adesso si sentiva più che mai sicuro di sé e autorizzato a procedere nel suo compito. «Convinto finalmente, amico John?» mi ha chiesto.
ho sentito risvegliarsi in me tutte le mie testarde forze dialettiche e ho ribattuto: sono convinto che la salma di Lucy non è in quella bara. Ma questo comprova soltanto una cosa. E cosa, amico John? Che non è qui. Logica perfetta, ha detto il professore, per quanto che essa vale. Ma come voi spiegate, posto che voi potete esso spiegare, che Salma non è qui? Forse è stato un ladro di cadaveri, ho tentato. Qualcuno dell'impresa di pompe funebri può averla rubata. Sapevo perfettamente di dire delle sciocchezze, pure era quella l'unica ipotesi realistica che potessi avanzare. Il professore ha fatto udire un sospiro. E va bene, ha detto. Occorre dunque altre prove. Venite con me. Ha rimesso al suo posto il coperchio della bara, ha raccolto gli arnesi e li ha riposti nella valigetta. Ha spento la candela e ha riposto anche quella. Abbiamo riaperto il cancello e siamo usciti. Poi il professore l'ha chiuso e mi ha porto le chiavi chiedendomi: volete tenerla voi? Così sarete più sicuro. Ho riso. Era una risata tutt'altro che allegra la mia, devo ammetterlo, facendogli cenno di tenerla lui. Una chiave non significa niente, gli ho fatto notare. Possono esserci dei duplicati e poi non è certo difficile scassinare una serratura come quella. Senza rispondere, Van Helsing si è rimesso la chiave in tasca. Poi mi ha detto di tener d'occhio un lato del cimitero, mentre lui avrebbe fatto lo stesso con l'altro. Mi sono messo di fazione dietro un tasso e ho visto la figura nera di Van Helsing allontanarsi da me finché le lapidi e gli alberi non me l'hanno celata. È stata un'attesa solitaria. M'ero messo lì da poco. Quando ho udito un lontano campanile battere la mezzanotte e poi suonare l'una e le due, avevo freddo, ero innervosito, irritato con il professore per avermi trascinato in quell'impresa e con me stesso per avervi acconsentito. Ero troppo gelato e troppo insonnolito per tenere gli occhi bene aperti, e d'altra parte di sonno non ne avevo tanto da venir meno alla fiducia accordatami. Di conseguenza, ho passato ore quanto mai sgradevoli. D'un tratto, voltandomi, mi è sembrato di scorgere qualcosa di simile a un bianco balenio scivolare tra due scuri tassi all'estremità opposta del cimitero. In pari tempo, una massa scura si è delineata nella zona del cimitero che il professore aveva riservato alla propria sorveglianza, avanzando in fretta verso la bianca apparizione. Anch'io allora mi sono mosso, ma ho dovuto aggirare lapidi e tombe recintate incespicando sui sepolcreti. Il cielo era coperto e lontano non so dove un gallo ha cantato. A breve distanza, dietro una fila di ginepri che bordavano il viale che portava alla chiesa, una figura bianca e indistinta procedeva lieve in direzione della tomba. Questa era nascosta da alberi e non ho potuto vedere dove la figura sia scomparsa. Ho udito un leggero fruscio, il suono di un movimento reale, nel punto in cui avevo scorto inizialmente la bianca figura. E avvicinatomi, ho trovato il professore che aveva tra le braccia un bambinello. Al vedermi me lo ha porto chiedendo: convinto adesso? No, ho risposto con un tono che io stesso ho sentito aggressivo. Ma non vedere voi questo bambino? Beh, sì, è un bambino. Ma chi l'ha portato qui? Ed è ferito? Ho chiesto. Vedremo, ha replicato il professore, e senza aggiungere altro siamo usciti dal cimitero, lui reggendo tra le braccia il piccolo addormentato. A breve distanza dal muro siamo entrati in un gruppo d'alberi, abbiamo acceso un fiammifero e data un'occhiata alla gola del piccolo. Non c'era traccia né di graffi né di lesioni d'altro genere. Avevo ragione, ho chiesto trionfante. Siamo arrivati appena in tempo, ha detto il professore con tono sollevato. Dovevamo decidere che fare del bambino. Se l'avessimo portato alla stazione di polizia, avremmo dovuto giustificare i nostri movimenti notturni. Nella migliore delle ipotesi, ci saremmo trovati costretti a rendere una dichiarazione circa le modalità del nostro ritrovamento del piccolo.
Alla fine abbiamo deciso di portarlo nella brughiera e non appena avessimo udito un poliziotto avvicinarsi, l'avremmo abbandonato in un punto in cui non potesse non vederlo. Dopodiché saremmo tornati a casa al più presto. Tutto è filato liscio. Al margine della brughiera di Hampstead abbiamo udito il passo pesante di un poliziotto e lasciato il piccolo sul sentiero. Siamo rimasti a tener d'occhio la scena finché l'abbiamo visto puntare sul bambino il raggio della lanterna dondolante. Ne abbiamo udito l'esclamazione di sorpresa e a questo punto ci siamo allontanati in silenzio. Per fortuna abbiamo trovato una carrozza nei pressi dello Spaniards e siamo tornati in città. Non riesco a prendere sonno e ne approfitto per scrivere queste righe. Ma devo cercare di riposare per qualche ora, perché Van Helsing verrà a prendermi a mezzogiorno. Insiste perché lo segua in un'altra spedizione. «27 settembre. Solo alle 14 ci è stata offerta l'occasione di compiere il nostro tentativo. Il funerale in programma per mezzogiorno si era finalmente concluso e gli ultimi ritardatari che vi avevano partecipato se ne erano andati a passo lento. Sporgendoci con cautela da dietro un ciuffo di ontani, abbiamo visto il custode chiudersi il cancello alle spalle». Sapevamo ora di essere al sicuro fino al mattino dopo, se fosse stato necessario. Ma il professore mi ha detto che non ci sarebbe voluta più di un'ora. Di nuovo ho provato quell'orrida sensazione della realtà di cose al cui confronto qualsiasi sforzo dell'immaginazione sembrava vano. E in pari tempo mi rendevo perfettamente conto dei pericoli che affrontavamo infrangendo la legge con la nostra sacrilega opera. Come se non bastasse, ero convinto che fosse del tutto inutile. Per indegno che fosse aprire un involucro di zinco per constatare se una donna defunta da quasi una settimana fosse davvero morta, questo era ancora nulla rispetto alla follia di manomettere nuovamente la tomba quando sapevamo, per averlo visto con i nostri occhi, che la bara era vuota. Tuttavia, ho alzato le spalle e sono rimasto muto, perché Van Helsing aveva un modo di perseguire i suoi obiettivi da non ammettere alcuna rimostranza. Ha cavato la chiave. Ha aperto la cappella e, come la notte prima, mi ha fatto cortesemente cenno di precederlo. Il luogo non appariva lugubre come nel buio, ma quanto indicibilmente squallido allorché la luce del giorno l'ha invaso. Van Helsing è andato alla bara di Lucy e io dietro. Si è chinato e di nuovo ha tirato indietro il lembo di zinco e allora sono stato fulminato da un sussulto di sorpresa e sgomento. Lucy vi giaceva, in apparenza tale e quale come l'avevamo vista la sera precedente il funerale. Era semmai di bellezza ancor più raggiante e per me impossibile convincermi che fosse morta. Le labbra rosse, che dico, più rosse di prima, e le guance soffuse di un rosa delicato. «È un gioco di prestigio», ho chiesto al professore. «Siete finalmente convinto?» ha domandato a sua volta lui. Così dicendo ha calato la mano e con un gesto che mi ha fatto rabbrividire ha sollevato le morte labbra mettendo in mostra i candidi denti. «Guardate!» ha proseguito. «Constatate voi che ne sono più acuzzi di prima. Con questo e con questo». E ha toccato uno dei canini e quello sottostante. «I piccoli bambini possono essere morsicati. Ora voi siete credente in questo, amico John». Una volta di più, uno stile pervicacia mi si è risvegliata dentro. Non potevo accettare un'idea sconvolgente come quella che mi veniva proposta, sicché, in un tentativo di ribattere, del quale mi sono vergognato quasi immediatamente, ho ribattuto. «Possono averla riportata qui durante la notte?» «Ja? E chi?» «Non lo so, qualcuno». «Ma è morta da una settimana. Assai pochi, dopo tanto tempo, hanno mai conservato suo aspetto». A questo non ho trovato nulla da obiettare e sono rimasto in silenzio. Van Helsing non è sembrato accorgersene. Certo è, comunque, che non ha mostrato né disappunto né soddisfazione. Era intento a scrutare il volto della donna morta, sollevandone le palpebre per esaminarne gli occhi e poi ancora alzandone le labbra e guardandole i denti. Poi, rivolto a me, «Ecco»,
ha detto, cosa che è differente da tutte accertate. Qui abbiamo caso di doppia vita che non è come quella di tutti. Essa è stata morsicata da vampiro, mentre che era in stato di trance, di sonnambulismo. Voi sussultate, voi non sapete questo, amico John, ma voi tutto questo saprete in seguito. E in stato di trance lui poteva finire in situazione più favorevole per prendere altro sangue. In stato di trance lei è morta, e in stato di trance è anche non morta. Così è che essa è differente da tutti gli altri. Di solito quando non morti dormono a casa. E così dicendo ha fatto un ampio gesto con la mano a indicare quella che doveva intendersi per casa di un vampiro. Il loro viso mostra che cosa essi sono, ma è così dolce che quando essa non è non morta, essa ritorna alla pace dei morti comuni. Non è qui malvagio, voi vedete. E questo rende duro che io debba uccidere lei in suo sonno. Queste parole mi hanno fatto raggelare il sangue e ho cominciato a rendermi conto che stavo facendo mie le teorie di Van Helsing. Ma se era veramente morta, che c'era di terrorizzante nell'idea di ucciderla? Il professore ha levato lo sguardo verso di me. Evidentemente avvedutosi del cambiamento della mia espressione, ha detto quasi con gioia: «Ah, ora voi credete?» La mia risposta è stata: «Non dovete pretendere troppo da me in una volta sola. Voglio credere, ma come compirete questa orrenda opera?» «Io taglierò sua testa e riempirò sua bocca di aglio e trapasserò suo corpo con un piolo.» Il pensiero di mutilare il corpo della donna che avevo amato mi faceva rabbrividire, pure la sensazione non era intollerabile come mi ero aspettato. In effetti cominciavo anzi a provare orrore alla presenza di quell'essere, quella non morta, come la definiva Van Helsing, e a odiarla. Bisogna dunque ammettere che l'amore sia del tutto soggettivo, anziché affatto oggettivo. Sono rimasto a lungo in attesa che Van Helsing desse inizio all'opera, ma sembrava assorto nei suoi pensieri. Alla fine ha chiuso di scatto la serratura della valigetta e ha detto: «Ho riflettuto e deciso per meglio. Se semplicemente io seguivo mia inclinazione, io faccio ora, in questo momento, quello che si deve fare. Ma altre cose verranno, e cose che sono mille volte più difficili, perché esse noi non conosciamo. Questa è semplice, questa non morta non ha ancora preso vita, anche se poco tempo corre ormai, e agire adesso significa rendere essa innocua per sempre. Ma poi possiamo aver bisogno di Arthur. E come faremo noi lui a dire tutto questo? Se voi che avete visto ferite su gola di Lucy e avete visto ferite tanto simili su gola di bambino all'ospedale, se voi che avete visto bara vuota la notte scorsa e piena oggi di donna in cui niente altri mutamenti sono intervenuti che non di essere più rosea e più bella che una settimana fa quando è morta, se voi che sapete tutto questo e sapete di bianca figura l'altra notte che ha portato bambino a cimitero eppure voi non avete creduto ai vostri stessi sensi, sì. Come dunque posso io aspettare che Arthur, il quale nulla sa di tutte queste cose, lui crede? Lui ha dubitato di me quando io ho sottratto lui a bacio di Lucy quando lei stava morendo. Io so che lui ha perdonato me, perché in sua idea sbagliata io ho impedito lui di dire addio come lui avrebbe voluto. E può pensare in sua idea ancora più sbagliata che questa donna sia stata sepolta viva e che massimo errore di tutti noi lei abbiamo uccisa. In tal caso, lui poi sostiene che siamo stati noi con nostre idee sbagliate a uccidere lei e così sarà molto infelice per tutta sua vita. D'altra parte, mai può essere certo e questa è di tutte cose peggiore. E poi pensa a volte che suo amore è stato sepolto vivo, e questo poi colora i suoi sogni di orrori, pensando a quello che essa deve aver sofferto. E insieme poi pensa che noi abbiamo forse ragione, e che sua tanto amata è stata davvero una non morta, nein.
Io ho detto lui una volta, e da allora molto ho ripensato. E siccome io so adesso che tutto questo è vero, mille volte più io so che lui deve passare attraverso acque amare per giungere alle dolci. Lui, pover'uomo, deve vivere ore tali che poi fanno che vera faccia di cielo a lui appaia nera. Allora noi possiamo agire con sicurezza e dargli pace. Ho deciso. Andiamo. Voi tornate a casa per questa notte a vostro manicomio e accertatevi che tutto sia bene. Io per me, io trascorro notte qui in questo cimitero per conto mio. Domani sera voi venite da me a Berkeley Hotel a ore 10. Io intanto mando a chiamare anche Arthur e anche quel bel giovanotto di America che ha dato suo sangue. Poi abbiamo lavoro da fare. Io vengo con voi fino a Piccadilly e lì noi ceniamo, perché devo tornare qui prima di tramonto di sole. Così abbiamo chiuso la tomba e ce ne siamo andati scavalcando il muro del cimitero, impresa a dire il vero non molto difficile. In carrozza siamo tornati a Piccadilly. Biglietto lasciato da Van Helsing nel suo baule al Berkeley Hotel e indirizzato al dottor John Seward. Non ritirato. 27 settembre. Amico John, io scrivo questo in caso che qualcosa debba accadere. Io fato solo a vigilare in quel cimitero. Spero che non morta signorina Lucy non esce questa notte, per cui domani notte poi ancora più bramosa. A tal scopo io metto qualcosa che a essa non piace, aglio e crocifisso, per modo che sigillo la porta di cappella. Essa è giovane come non morta e rinuncerà. Inoltre queste sono solo per impedire lei di uscire, ma non bastano a impedire lei di rientrare. Infatti allora è non morto e disperato e deve tornare punto di minore resistenza, qualunque esso sia. Io poi sono di guardia tutta notte da tramonto fino a sorgere di sole e se è qualcosa che può essere imparata, io imparo essa. Per signorina Lucy, o di signorina Lucy, non ho paura, ma l'altro del cui è colpa se essa è non morta. Ora lui ha il potere di cercare sua tomba e di trovarvi rifugio. Lui è astuto, come so da signor Jonathan e dal modo come lui ha ingannato noi quando ha giocato con noi per la vita della signorina Lucy. E noi abbiamo perduto partita. E i non morti, in molti modi, sono forti. Ha in sua mano forza di 20 uomini. Anche noi quattro che abbiamo dato nostra forza a signorina Lucy, anche questa forza è tutta per lui. Inoltre, lui può chiamare suo lupo e non so che altro. Così accade che se lui viene qua questa notte, lui troverà me. Ma nessun altro mi trova, se non quando è troppo tardi. Può però essere che lui non si arrischi in luogo. Non è motivo perché deve farlo. Sua riserva di caccia è più ricca di selvaggina che non cimitero dove dorme la donna non morta e un solo vecchio sta di sentinella. Per tale motivo io scrivo questo in caso che... Prendete carte che sono insieme con questo biglietto, i diari di Harker e il resto, e leggete essi, e quindi trovate questo grande non morto. E tagliate lui testa, e bruciate suo cuore, o piantate piolo attraverso esso, sicché il mondo ne è liberato. Se dovrà essere, addio, Van Helsing. Diario del dottor Seward, 28 settembre. È meraviglioso quel che può fare una notte di buon sonno. Ieri ero quasi quasi disposto ad accettare le mostruose idee di Van Helsing, ma ora mi sembrano gettare una luce sinistra, di oltraggio al buon senso. Sono certo che lui crede in esse e mi chiedo se per caso la sua mente non stia vacillando. Una qualche spiegazione razionale di tutti questi eventi misteriosi deve ben esserci.
Possibile che sia stato il professore a combinare tutto. Ed intelligenza talmente al di fuori del comune che se gli desse di volta il cervello porterebbe a termine i suoi propositi, seguendo una qualche idea fissa nel modo più perfetto. Mi fa orrore solo pensarlo. E in effetti sarebbe quasi altrettanto assurdo di tutto il resto dover ammettere che Van Helsing è pazzo. Comunque sia, lo terrò attentamente d'occhio. E può darsi che così il mistero si chiarisca. 29 settembre. Mattina. Ieri sera, poco prima delle 10, Arthur e Quincy sono venuti da Van Helsing all'albergo. E il professore ci ha riferito che cosa voleva che facessimo, rivolgendosi in particolare ad Arthur, come se questi fosse il perno delle nostre volontà. Ha esordito dicendosi speranzoso che saremmo andati tutti con lui. «Perché grave dovere da compiere. Voi, senza dubbio, siete stato sorpreso di mia lettera, ya?» Questa domanda era rivolta direttamente a Lord Godalming. «Lo sono stato. Devo dire, anzi, che mi ha un tantino sconvolto. In questi ultimi tempi mi sono accadute cose tanto dolorose che volentieri ne avrei evitate altre. E d'altra parte, ero curioso di sapere che cosa volevate dire esattamente. Quincy e io ne abbiamo parlato a lungo, ma più lo facevamo e più ci ritrovavamo perplessi, al punto che per quanto mi riguarda posso dire soltanto che riesco a raccapezzarmici altrettanto poco di prima. Anch'io», ha soggiunto Quincy Morris laconico. «Ah», ha fatto il professore. «Allora, siete più vicini a Pantolo di Matassa. Entrambi voi due che amico John qui presente, il quale deve tornare indietro di lungo tratto prima che può giungere così lontano da cominciare». Era evidente che aveva intuito che avevo fatto marcia indietro, tornando ai dubbi iniziali, senza che avessi detto una parola. Rivolto agli altri due, il professore ha ripreso con tono quanto mai grave. «Io desidero vostro permesso di fare ciò che considero buono questa notte. Io so che è chiedere molto, e quando voi conoscerete che cosa che io mi propongo di fare, soltanto allora voi poi conoscete quanto esso è. Pertanto, mi è lecito, ya, di chiedere a voi di farmi vostra promessa al buio, in modo che in seguito, anche se potete essere attirati con me per un po' di tempo e io non devo a me stesso nascondere possibilità che questo è, voi non dovete rimproverare a voi stessi di nulla». «Questo è parlar chiaro, comunque», è intervenuto Quincy. «Io concedo piena fiducia al professore. Non vedo dove vuole arrivare, ma sono pronto a giurare sulla sua sincerità, e questo mi basta». «Io ringrazio voi, signore», ha replicato Van Helsing tutto fiero. «Io ho concesso a me stesso onore di contare voi come amico fidato, e questo vostro appoggio è a me caro». Ha porto la mano a Quincy, che gliela stretta con vigore. È stata poi la volta di Arthur. «Dottor Van Helsing, a me non piace comprare un maiale nel sacco, come dicono in Scozia, e se in gioco il mio onore di gentiluomo, la mia fede di cristiano, io un impegno del genere non posso prenderlo. Se voi potete assicurarmi che quanto vi proponete di fare non viola né l'uno né l'altra, vi do senz'altro il mio consenso, anche se vi assicuro che non riesco a capire quali siano le vostre intenzioni». «Accetto vostra riserva», ha replicato Van Helsing, «e tutto che io chiedo voi è che se ritenete necessario condannare qualsiasi azione di me, prima voi considerate essa attento per convincere voi che non è violazione di vostra riserva». «D'accordo», ha esclamato Arthur, «è più che corretto. E ora che i pourparlers sono conclusi, posso chiedervi che cosa dobbiamo fare?» «Desidero che voi veniate con me e veniate in grande segreto al cimitero di Kingstead». Arthur è rimasto sbalordito e ha chiesto: «Dov'è sepolta la povera Lucy?» Il professore ha risposto con un breve inchino: «E Arthur?» «E una volta lì?» «Entrare in tomba». Arthur si è alzato. «Professore», ha chiesto, «ma parlate sul serio o il vostro è un mostruoso scherzo? No, scusatemi, mi rendo conto che fate sul serio». Si è rimesso a sedere,
ma si vedeva bene che stava impettito come chi si senta ferito nella propria dignità. È seguito un silenzio rotto da Arthur, che ha domandato ancora: «E una volta nella tomba?» «Aprire la bara.» «Questo è troppo», è sbottato Arthur tornando a rialzarsi. «Sono disposto alla pazienza finché si rimane nei limiti del ragionevole, ma questo... questa profanazione della tomba! La tomba di chi?» Per poco l'indignazione non l'ha soffocato. «Se io potessi risparmiare voi un solo dolore, mio povero amico», ha detto, «Dio sa se io non faccio esso, ma questa notte nostri piedi devono percorrere sentieri irti di spine, o altrimenti è per sempre. I piedi che voi amate devono poi procedere lungo sentieri di fiamme.» Arthur ha drizzato la testa, pallido in volto, esclamando: «Attento a quel che dite, signore, attento!» «Non è bene sentire prima quel che io ho da dire?» l'ha interrotto Van Helsing. «E allora voi finalmente conoscete il limite di mio proposito. Posso continuare?» «Mi sembra giusto», è intervenuto Morris. Dopo una pausa, Van Helsing ha proseguito con evidente sforzo: «Signorina Lucy è morta, vero?» «Già.» «Quindi non può essa accadere nulla di male?» «Ma se essa non è morta?» Arthur è balzato in piedi. «Buon Dio!» ha gridato. «Che volete dire? È stato per caso commesso un errore? Lucy è stata sepolta viva!» E si è lasciato sfuggire un gemito che esprimeva un'angoscia tale che neppure la speranza poteva attenuarla. «Io non ho detto che era viva, figliolo. Neppure pensato questo. Io mi limito a dire che essa può essere non morta.» «Non morta, non viva. Ma che volete dire? Che cos'è questa storia? Un incubo?» «Esistono misteri che uomini possono solo intuire e che nel corso di secoli e secoli essi solo in parte possono risolvere loro. Credetemi, noi siamo ora prese con uno di loro. Ma non ho finito. Posso io tagliare testa di salma di signorina Lucy?» «Cielo e terra, no!» ha urlato Arthur fuori di sé. «Per tutto l'oro del mondo non acconsentirei a una mutilazione della sua salma. Dottor Van Helsing, voi vi spingete troppo oltre con me. Che cosa vi ho fatto perché dobbiate torturarmi a questo modo? Che cosa ha fatto quella povera dolce fanciulla perché desideriate disonorarne in questo modo la tomba? Siete pazzo voi a dire queste cose o sono pazzo io a starle ad ascoltare? Non vi permetto di pensare più neppure per un istante a una simile profanazione. Non darò il mio consenso a nessuno dei vostri atti. Ho il dovere di proteggere la tomba di Lucy dagli oltraggi e per Dio lo farò!» Van Helsing si è alzato dalla seggiola su cui era rimasto per tutto quel tempo e con tono terribilmente grave ha replicato: «Lord Godalming, anche io ho dovere da compiere. Dovere verso altri, dovere verso voi, dovere verso defunta. E per Dio io compirò esso. Tutto che io chiedo voi è che voi venite con me, che voi guardate e ascoltate. E se in seguito io poi rivolgo a voi la stessa richiesta e voi non siete ancora più desideroso di suo esaudimento di quanto io sono, ebbene. Ebbene, io poi compio mio dovere, qual esso sia per me. E poi, se vostra signoria così vorrà, io terrò me a vostra disposizione per dare a voi soddisfazione dove e quando poi volete.» La voce gli si è rotta per un istante e quindi con tono supplice ha ripreso: «Ma vi prego non essere voi più in collera con me. In una lunga vita di azioni che spesso non sono state piacevoli da compiere e che a volte hanno strappato mio cuore, mai ho avuto compito così duro come adesso. Credete me che vi dico che quando che verrà tempo che cambierete vostra opinione in miei confronti, uno sguardo di voi basterà a cancellare quest'ora triste. Perché io sono disposto a fare impossibile per risparmiarvi dolore. Pensate su questo. Non chiedo altro. Perché dovrei costringere me a così fatiche e a così pene? Io sono venuto qui dal mio paese per fare quanto bene io posso. In primo luogo per compiacere il mio amico John e per aiutare dolce fanciulla che anch'io ho finito per amare.
Per lei mi vergogno di dire questo, ma lo dico con animo sereno. Ho dato quel che avete dato voi. Il sangue, sangue di mie vene. E lottato io che non ero, a differenza di voi, suo innamorato, ma solo suo medico e amico. Ho dato lei mie notti e miei giorni, prima di sua morte e dopo sua morte. E se mia morte può fare a lei bene anche adesso, quando essa è morta, non morta, pronto a dare essa a lei. Lo aveva detto con tranquilla suavità, ma anche con fermo orgoglio, e Arthur era rimasto molto colpito. Ha preso la mano del vecchio e ha detto con voce rotta: com'è difficile far proprie queste idee, e a me riesce impossibile capire. Ma perlomeno verrò con voi e starò a vedere. Mancava esattamente un quarto a mezzanotte quando siamo entrati nel cimitero scavalcando il basso muro di cinta. La notte era buia, solo di quando in quando la luna occhieggiava tra i brandelli delle pesanti nuvole che correvano per il cielo. Stavamo vicini l'uno all'altro, con Van Helsing un po' più avanti di noi a fare strada. Quando siamo arrivati alla cappella, ho guardato ben bene Arthur, perché temevo che la prossimità di un luogo pregno di così tristi ricordi lo turbasse profondamente, ma si controllava assai bene. Si sarebbe anzi detto che il mistero di quell'impresa riuscisse in qualche modo ad attenuare il suo dolore. Il professore ha aperto il cancello e, notando che per ragioni diverse eravamo un pochino esitanti, ha risolto la difficoltà entrando per primo. L'abbiamo seguito e gli ha chiuso la porta, quindi, accesa una lanterna cieca, ha indicato la bara. Arthur si è fatto avanti con una certa riluttanza e Van Helsing mi ha chiesto: voi siete stato qui con me ieri? Salma di signorina Lucy era in quella bara? Sì, c'era. Il professore allora si è rivolto agli altri e ha detto: avete sentito? E tuttavia qui è uno che non crede come invece io. Ha tirato fuori il cacciavite e ha tolto nuovamente il coperchio della cassa. Arthur ne seguiva le mosse, pallidissimo ma in silenzio. Evidentemente ignorava che c'era un involucro di zinco, perlomeno non vi aveva fatto caso. Quando ha scorto lo squarcio nello zinco, per un istante, il sangue gli è salito al volto, ma subito ne è defluito, lasciando in sua vece uno spettrale pallore. Continuava a tacere. Van Helsing ha sollevato il lembo e tutti abbiamo guardato nella bara, ritraendoci sgomenti. La cassa era vuota. Parecchi minuti e nessuno ha parlato. A rompere il silenzio è stato Quincy Morris. Professore, vi ho assicurato la mia piena fiducia. La vostra parola e null'altro voglio. In altre circostanze non avrei chiesto niente di simile. Non vi farei il disonore di insinuare un dubbio, ma questo è un mistero che trascende ogni forma di onore e di disonore. Questa è opera vostra. Vi giuro su tutto quanto ho di più sacro che io non ho rimosso né toccato lei. Quello accaduto è: due notti fa, mio amico Seward e io siamo venuti qua con onesti propositi, credete me. Io ho aperto bara, che in quel momento era sigillata, e noi abbiamo trovato essa come ora, vuota. Poi abbiamo aspettato e abbiamo visto qualcosa di bianco passare tra alberi. Il giorno dopo siamo venuti con la luce ed essa era qui in bara. È così, amico John? Sì. Quella notte siamo giunti appena in tempo. Un altro così piccolo bambino era rapito e noi abbiamo trovato lui, grazie a Dio, illeso tra le tombe. Ieri sono venuto qui prima di tramonto perché, quando il sole cala, i non morti possono muovere se stessi. Ho atteso qua tutta notte fino a sorgere di sole, ma nulla ho veduto. Molto probabilmente perché avevo posto aglio su cardini di porte e i non morti non sopportano aglio al pari di altre cose che anche avevo messo.
Ieri notte dunque nessuna uscita è stata. Così questa sera, prima di tramonto, ho tolto mio aglio e altre cose, e così si spiega che abbiamo trovato barra vuota. Vedo che mi seguite. Fin qui molto è strano. Ma aspettate com'è fuori, senza essere visti né uditi, e cose assai più strane poi accadono. Orsù. E a questo punto ha chiuso la serranda della lanterna cieca. Andiamo fuori. Ha riaperto il cancello, siamo usciti. Van Helsing per ultimo chiudendoselo alle spalle. Come sembrava fresca e pura l'aria notturna dopo la tetraggine della cripta. Com'era bello vedere le nuvole passare tutte in cielo e il breve apparire della luna tra l'una e l'altra, sicché pareva di assistere all'avvicendarsi del dolore e della gioia nella vita di un uomo. E com'era dolce respirare l'aria buona che non recava in sé sentore alcuno di morte e decomposizione. E com'era consolante vedere dietro la collina il cielo rosseggiare e udire laggiù lontano il romorio sommesso che contrassegna la vita di una grande città. Eravamo tutti assorti e compresi. Arthur se ne stava muto e me ne avvedevo bene. Si sforzava di afferrare lo scopo e il significato segreto di quel mistero. Quanto a me, ero disposto alla pazienza e una volta ancora quasi incline ad accantonare i dubbi e a far mie le conclusioni di Van Helsing. Quincy Morris conservava la sua solita flemma di uomo pronto ad accettare ogni cosa e a farlo con freddo coraggio, quali fossero i pericoli che gli toccasse affrontare. Poiché non poteva fumare, si è tagliato un bel pezzo di tabacco e ha cominciato a masticarlo. Van Helsing, dal canto suo, era indaffaratissimo. Innanzitutto ha tolto dalla valigetta un discreto quantitativo di quelli che sembravano biscotti secchi e sottilissimi, accuratamente avvolti in un candido tovagliolo. Poi due manciate di una sostanza biancastra, simile a pasta o a gesso. Ha sbriciolato finemente i biscotti mescolandoli alla pasta, che poi ha arrotolato in sottili strisce che ha preso ad applicare nelle fessure tra il cancello e gli stipiti della cappella. Lo guardavo alquanto perplesso, e siccome gli ero vicinissimo, gli ho chiesto che stesse facendo. Anche Arthur e Quincy gli si sono accostati incuriositi. Ha risposto il professore. Io sigillo tomba, per modo che la non morta non possa rientrare in essa. E quella roba che ci mettete potrà impedirlo? Ha domandato Quincy. Accidenti, non sarà mica un gioco. Sì, d'azzardo. E che cos'è che usate? Questa volta a porre la domanda era stato Arthur, e Van Helsing, prima di rispondere, si è tolto reverentemente il cappello. Ostie consacrate, le ho portate da Amsterdam. Sono stato autorizzato da Chiesa. Era una risposta, questa, da tappare la bocca anche al più scettico di noi. E tutti ci siamo convinti che di fronte a un proposito fermo come quello del professore, un proposito tale da permettere di fare un simile uso delle cose che più gli erano sacre, il dubbio era impossibile. In rispettoso silenzio ci siamo messi ai posti assegnatici attorno alla cappella, nascosti però alla vista di chiunque venisse a quella volta. Provavo pietà per gli altri, soprattutto per Arthur. Per quanto mi riguardava, avevo già fatto durante le mie precedenti visite una specie di apprendistato a quell'orrenda attesa. Eppure io, che solo un'ora prima avevo tenuto in non cale le prove esibitemi, mi sentivo mancare il cuore. Mai le tombe mi erano parse così spettralmente candide, mai i cipressi, tassi e ginepri erano sembrati a tal punto espressioni di funerea tristezza, mai alberi ed erba avevano ondeggiato e frusciato così ominosamente, né mai i rami avevano mandato scricchioli altrettanto misteriosi, e mai l'ululato lontano dei cani aveva inviato nella notte un così minaccioso presagio. C'è stata una lunga pausa di silenzio, un grande tormentoso vuoto. Poi il professore ha emesso un acuto sibilo e ha puntato un dito verso il fondo del viale, dove tra i tassi vedevamo avanzare una bianca figura, una candida, sottile figura che teneva tra le braccia qualcosa di scuro. La figura si è arrestata e in quel preciso istante un raggio di luna è filtrato tra i cumuli di nuvole in corsa, rivelando con sorprendente chiarezza una donna dai capelli scuri, avvolta nel sudario.
Non si scorgeva il viso, chino com'era su quello che ora vedevamo essere un bimbo dai capelli biondi. Nel silenzio si è levato un gridolino acuto, come quello che un bambino può emettere nel sonno o un cane quando dorme e sogna davanti al fuoco. Stavamo per slanciarci in avanti, ma la mano ammonitrice del professore, che abbiamo visto levarsi da dietro una pianta di tasso, ci ha trattenuti, e in quella la bianca figura ha ripreso ad avanzare. Era adesso abbastanza vicina perché la scorgessimo distintamente, né la luna era tornata a nascondersi dietro le nuvole. Mi sono sentito il cuore farmisi di ghiaccio e ho udito distintamente l'ansito di Arthur quando abbiamo riconosciuto i tratti di Lucy Westenra. Sì, Lucy Westenra. Ma quanto cambiata! La dolcezza si era tramutata in crudeltà adamantina, spietata, e la purezza in voluttuosa oscenità. Van Helsing è uscito dal suo nascondiglio e, obbedendo al suo gesto, anche noi siamo avanzati, ponendoci tutti e quattro in fila davanti al cancello della tomba. Van Helsing ha sollevato la lanterna e ha scostato lo schermo, e al raggio di luce concentrata sul volto di Lucy abbiamo constatato che le labbra erano rosse di sangue fresco che le gocciava lungo il mento, macchiando la purezza del candido sudario. Un brivido di orrore ci ha colto. Mi avvedevo dal tremore della luce che anche i nervi d'acciaio di Van Helsing avevano ceduto. Arthur mi stava accanto e non lo avessi afferrato per il braccio sostenendolo, sarebbe crollato. Quando Lucy, chiamò così la cosa che ci stava di fronte perché di Lucy aveva l'aspetto, ci ha visto, si è ritratta con un soffio iroso come un gatto colto di sorpresa, poi il suo sguardo è corso dall'uno all'altro. Gli occhi di Lucy, tali per forma e per colore, ma gli occhi di Lucy impuri, accesi del fuoco dell'inferno, in luogo delle pure dolci pupille che conoscevamo, e in quel momento quanto restava del mio amore si è trasformato in odio e disgusto. Se fosse stato necessario ucciderla, l'avrei fatto con selvaggio godimento. Ci guardava, gli occhi scintillanti di luce perversa e il volto atteggiato a un voluttuoso sorriso. Mio Dio, che fremito d'orrore nel notarlo! Un gesto distratto ha gettato a terra, insensibile come un demonio, il bambino che fino a quel momento aveva tenuto cocciutamente stretto al seno, ringhiando come un cane che veda minacciato il suo osso. Il bambino ha emesso un alto grido ed è rimasto lì a gemere piano. C'era una gelida indifferenza in quell'atto che ha strappato un rantolo ad Arthur, e quando Lucy è venuta verso di lui, a braccia tese con un sorriso lubrico, è indietreggiato celandosi il volto tra le mani, ma lei ha continuato ad avanzare e con languida voluttuosa grazia lo ha invitato. Vieni a me, Arthur, lascia questi altri e vieni da me. Le mie braccia hanno fame di te. Vieni, potremo riposare insieme. Vieni, mio sposo. Vieni. C'era nel suo accento alcunché di diabolicamente dolce, qualcosa che ricordava un tintinnio di cristalli che penetrava anche nel nostro cervello, benché le parole fossero rivolte a un altro. Quanto ad Arthur, sembrava stregato. Togliendosi le mani dal volto, ha spalancato le braccia. Lei stava per gettarsi tra esse quando Van Helsing è balzato in avanti, ponendo tra i due il suo piccolo crocefisso d'oro. Lucy si è ritratta a quella vista e, con il volto improvvisamente contorto, in preda all'ira, gli è scivolata ratta accanto in direzione della tomba. Ma forse mezzo metro dal cancello si è arrestata, come se a bloccarla fosse stata una forza irresistibile, quindi si è girata. E il suo volto è apparso chiarissimo alla luce della luna e della lanterna, che non aveva più il minimo tremito grazie all'autocontrollo di Van Helsing. Mai, mai ho visto una così frustrata perfidia dipingersi su un volto, e mai, io credo, occhio umano potrà vederla. Il bel colore si è fatto livido, gli occhi sono parsi sprizzare scintille di fuoco infernale, le sopracciglia erano corrugate quasi che le pieghe della carne fossero le spire delle serpi di Medusa, e la bella bocca lurida di sangue si è spalancata in un quadrato nero come nelle maschere orripilanti dei greci e dei giapponesi. Se mai un volto ha espresso morte, se mai sguardi potessero uccidere, ecco, in quel momento l'abbiamo avuto sott'occhio, e per un intero mezzo minuto, che è parso un'eternità, lei è rimasta immota tra il crocifisso levato e la sacra chiusura dell'accesso alla sua dimora. È stato Van Helsing a rompere il silenzio, chiedendo ad Arthur: rispondetemi, amico mio, devo procedere in mia opera.
Arthur si è gettato in ginocchio e celandosi ancora il volto tra le mani ha risposto: «Fate come volete, amico. Fate come volete. Un orrore simile non può più esistere!» E il suo stesso animo ha emesso un gemito. Quincy e io simultaneamente siamo scattati verso di lui afferrandolo per le braccia. Abbiamo udito il lieve rumore dello schermo della lanterna che Van Helsing abbassava e poi avvicinandosi alla tomba. Egli ha preso a rimuovere dai cardini il sacro emblema che vi aveva posto e tutti siamo rimasti a guardare con stupore e orrore mentre arretravamo. La donna che pur con il suo corpo fisico in quel momento quanto i nostri si intrufolava nell'interstizio in cui a stento sarebbe passata una lama di coltello e tutti abbiamo provato un immenso sollievo vedendo il professore riapporre tranquillamente le strisce di pasta ai margini del cancello. Fatto questo, ha sollevato il bambino e ha detto: «Venite ora, amici miei, noi nulla più possiamo fare sino domani. A mezzogiorno è funerale, per cui dobbiamo tornare qui subito dopo esso. Gli amici di defunto poi sono certo andati alle tue, e quando custode chiude cancelli, noi restiamo. Poi è altro da fare, ma non del tipo di questa notte. Quanto a questo piccolo non è molto male, e domani sera lui è bene. Noi lasciamo lui dove polizia può trovarlo, come notte scorsa, e quindi a casa.» Avvicinandosi poi ad Arthur ha soggiunto: «Mio amico Arthur, voi avete subito dura prova, ma in seguito, volgendo sguardo indietro, voi poi vedete come essa era necessaria. Adesso voi, figliolo, siete in acque amare, ma domani a quest'ora, grazie a Dio, voi avrete passato esse e vi abbeverate ad acque dolci, ragion per cui non addoloratevi eccessiva. Fino a quel momento io non vi chiedo di perdonare me.» Arthur, Quincy e io siamo rincasati assieme, strada facendo, cercando di confortarci a vicenda. Avevamo lasciato il bambino al sicuro ed eravamo stanchi, per cui tutti e tre abbiamo dormito di un sonno più o meno effettivo. 29 settembre, notte. Poco prima di mezzogiorno, noi tre, Arthur, Quincy Morris e io, ci siamo recati dal professore. Era strano constatare che, senza consultarci, tutti e tre avevamo indossato abiti neri. Questo, se era logico per Arthur, che era in lutto stretto, non lo era per gli altri che avevano agito distinto. All'1:30 eravamo al cimitero dove ci siamo messi a passeggiare, tenendoci alla larga dai partecipanti alla cerimonia, per modo che non appena gli affossatori hanno terminato il loro compito e il custode, persuaso che tutti se ne fossero andati, ha chiuso il cancello, siamo rimasti i padroni del luogo. Invece della sua solita borsa nera, questa volta Van Helsing ne aveva portata una lunga di cuoio, simile a una sacca da cricket ed evidentemente non leggera. Non appena siamo rimasti soli e abbiamo udito gli ultimi passi che si allontanavano lungo la strada, in silenzio, quasi obbedendo a un ordine, ci siamo avviati con il professore alla cappella. Van Helsing ha aperto il cancello, noi siamo entrati. Egli l'ha chiuso alle nostre spalle. Poi dalla sacca ha estratto la lanterna. Due ceri che una volta accesi ha fissato fondendone la base su altre bare, in modo da avere luce sufficiente per continuare l'opera. Quando ha nuovamente sollevato il coperchio della cassa di Lucy, tutti vi abbiamo guardato dentro, Arthur tremante, verga a verga, e abbiamo visto la salma che vi giaceva nella sua mortale bellezza. Non c'era amore nel mio cuore, ma soltanto odio per l'immonda cosa che aveva assunto le sembianze di Lucy senza averne l'anima. Ho visto persino il volto di Arthur indurirsi mentre guardava. Poi ha chiesto a Van Helsing: «È davvero il corpo di Lucy o è solo un demone che ne ha preso la forma?» «È suo corpo e insieme non è esso. Ma aspettate voi un momento e voi poi vedete come essa era e come è.» Sembrava, quello che avevamo sott'occhio, un fantasma di Lucy. I denti aguzzi, la bocca voluttuosa unta di sangue, una vista da far vacillare, quell'intera sembianza di carne priva di spirito, sembrava una diabolica contraffazione della dolce purezza di Lucy. Con la solita metodicità, Van Helsing ha cominciato a togliere dalla sacca i vari oggetti che conteneva e a disporli pronti per l'uso. Per prima cosa un piccolo saldatore del piombo,
quindi un bruciatore a petrolio che è acceso in un angolo della tomba, ha emesso un getto di gas ardente con fiamma azzurra. Poi i suoi bisturi, che ha allineato a portata di mano, e per ultimo un paletto rotondo di legno, dal diametro di circa 8-10 cm e lungo circa un metro, con un'estremità acuminatissima e temperata al fuoco. E ad accompagnare il paletto, un pesante martello, quali quelli che in casa si adoperano nello scantinato per frantumare il carbone. Ai miei occhi, i preparativi di un medico per un intervento di qualsiasi genere appaiono sempre interessanti e tonificanti, ma l'effetto che hanno prodotto su Arthur e Quincy è stato di costernazione. Ambedue, tuttavia, hanno fatto appello al proprio coraggio e sono rimasti silenziosi e immoti. Quando tutto è stato pronto, Van Helsing ha detto: «Prima di fare qualunque che è, lasciatemi voi dire questo, che è frutto di sapienza ed esperienza degli antichi e di coloro tutti che hanno studiato poteri di non morti. Quando essi diventano tali, il mutamento comporta maledizione dell'immortalità. Essi non possono morire, ma devono continuare un'era dopo l'altra ad aggiungere nuove vittime e a moltiplicare i mali del mondo, perché tutti che muoiono per opera dei non morti diventano essi stessi non morti e predano per conto suo. E così cerchia continua ad allargare, se è come le onde prodotte da una pietra gettata nell'acqua. Amico Arthur, se voi allora avete ricevuto quel bacio di cui voi sapete prima che povera Lucy è morta, oppure ieri notte, quando voi aprite vostre braccia a lei a suo tempo una volta morto, voi siete divenuto Nosferatu, come essi dicono in Europa orientale, e tutto vostro tempo avete creato altri di questi non morti che tanto noi riempiono di orrore. La carriera di questa così infelice cara fanciulla è soltanto appena incominciata. Quei bambini di cui sangue essa ha succhiato non sono ancora tanto contaminati, ma se essa vive ancora da non morta, più e più perdono loro sangue, e per suo potere su di essi vanno a lei. E così essa succhia loro sangue con quella così sconcia bocca. Ma se essa muore in verità, ecco che tutto cessa. Piccole ferite su gole dispariscono, ed essi bambini tornano a loro giochi, smemorati persino di quanto è stato. Ma cosa migliore di tutte, quando che questa ora non morta sarà fatta riposare come vera morta? Ecco che anima di povera fanciulla che noi amiamo sarà di nuovo libera. Invece di operare malvagerie di notte e di venire sempre più oscena assimilando sangue di giorno, essa prende il suo posto insieme con altri angeli. Ragion per cui, mio amico, sarà una mano benedetta per essa che sfiorerà il colpo che renderà essa libera. Di questo io sono volenteroso. Ma non è nessuno tra noi che ha maggiori diritti. Non è poi gioia pensare in seguito, in silenzio, di notte, quando sonno non è. È stata mia mano che ha mattato lei tra stelle. È stata mano di lui che amava lei meglio che tutti. La mano di lui che tra tutti essa lei stessa avrebbe scelto se è dipeso da lei di fare scelta. Ditemi se costui è qui tra noi. Tutti abbiamo guardato Arthur. Anche egli, al par di noi, ha avvertito l'infinita bontà di colui che gli suggeriva di essere egli stesso lo strumento che ci avrebbe restituito Lucy come una memoria sacra, non già aborrita. Si è fatto avanti e ha detto impavido, sebbene le mani gli tremassero e il suo volto fosse bianco come neve: «Mio vero amico, dal fondo del mio cuore straziato io vi ringrazio. Ditemi quel che devo fare, e io non esiterò». Van Helsing gli ha posato una mano sulla spalla e gli ha detto: «Bravo ragazzo, istante di coraggio, ed esso è fatto. Questo paletto deve essere conficcato attraverso suo cuore. Sarà prova orribile. Non dovete essere illuso in questo, ma dura solo pochi istanti. E voi poi vi rallegrate più di quanto vostra pena era grande. Da questa cupa tomba voi emergete come se voi camminate su aria. Ma non dovete esitare,
quando una volta voi avete cominciato. Solo pensate che noi, vostri veri amici, siamo attorno a voi. E noi per voi preghiamo tutto tempo. Avanti, ha pronunciato Arthur con voce roca. Ditemi quel che devo fare. Prendete questo paletto in vostra sinistra mano, pronto per posare sua punta sopra di cuore, e martello in vostra destra. Poi, quando noi cominciamo nostra preghiera per defunti, io leggo essa o qui il libro e gli altri fanno me coro, colpite in nome di Dio, per modo che tutto può essere bene con defunta che noi amiamo e che la non morta scompare. Arthur ha dato di piglio a paletto e martello e, ben deciso ormai all'azione, non ha avuto più il minimo tremito. Van Helsing ha aperto il messale e ha preso a leggere, e Quincy e io a fargli bordone meglio che potevamo. Arthur ha piazzato la punta sopra il cuore e l'ho vista penetrare leggermente nella carne bianca. Quindi ha colpito con tutte le sue forze. La cosa nella bara si è inarcata e un urlo raccapricciante da far gelare il sangue nelle vene è esploso dalle labbra rosse e aperte. Il corpo si è scosso, tremando e sussultando in selvaggi contorcimenti. Gli acuminati denti candidi hanno cozzato assieme tanto da tagliare le labbra e la bocca si è insozzata di una schiuma rossastra. Ma Arthur non si è sgomentato. Lo si sarebbe detto un'immagine di Thor, mentre il suo braccio senza tremiti si alzava e ripiombava giù, spingendo sempre più a fondo il pietoso paletto, mentre dal cuore trafitto il sangue ribolliva e schizzava tutto attorno. Il suo volto era fermo e deciso, e l'alto dovere che compiva sembrava illuminarlo dall'interno. E quella vista ci ha infuso coraggio, tanto che le nostre voci sembravano rimbombare sotto l'angusta volta, e poi i contorcimenti e sussulti del corpo sono diminuiti e i denti sono parsi di grignare e il volto era tutto un fremito. Finalmente è rimasto immobile. Il terribile compito era portato a termine. Il martello è caduto di mano ad Arthur, che vacillava e sarebbe caduto non l'avessimo noi sorretto. Grosse gocce di sudore gli imperlavano la fronte e il respiro gli usciva in ansiti spezzati. Era stata davvero tremenda la fatica impostagli, e non fosse stato egli costretto a quel compito da più che da umane considerazioni, mai ne sarebbe venuto a capo. Per qualche istante siamo stati a tal punto preoccupati per lui da non volgere lo sguardo alla bara, ma quando l'abbiamo fatto, un mormorio di gioiosa sorpresa è corso sulle nostre bocche. Guardavamo con tanta intensità che Arthur si è alzato da terra dove sedeva ed è venuto anche lui a guardare, ed ecco una singolare luce di gioia apparirgli in volto e scacciare l'ombra d'orrore che l'adugiava. Ivi nella bara più non giaceva l'orrida cosa che avevamo tanto temuto e che eravamo giunti a odiare, al punto che l'opera della sua distruzione era stata concessa come un privilegio a quello di noi che ne aveva maggiori titoli. Bensì illusi, come l'avevamo vista in vita, il volto soffuso di dolcezza e purezza senza pari. Vero, c'erano sì, quali le avevamo viste in vita, le tracce del dolore, della sofferenza, del decadimento, ma erano tutte annoicare, poiché comprovavano la verità di ciò che sapevamo. Tutti, come un solo uomo, abbiamo compreso che la santa calma che restava come raggio di sole sul volto e il corpo devastato null'altro era se non un pegno terreno e un simbolo della pace che sarebbe durata per l'eternità. Van Helsing si è avvicinato a posare la mano sulla spalla di Arthur e a dirgli: «E ora, Arthur, amico mio, cavo ragazzo, non sono io perdonato?» La reazione alla terribile tensione si è tradotta in ciò. Arthur ha preso tra le sue la mano del vecchio e, portandosela alle labbra, l'ha baciata e ha detto: «Perdonarvi! Dio vi benedica per aver ridato alla mia cara la sua anima e a me la pace!» Poi, posate le mani sulle spalle del professore, la testa sul suo petto, ha pianto per un po' in silenzio, mentre noi ce ne stavamo immobili. Quando ha rialzato il capo, Van Helsing così gli ha detto: «E ora, figliolo,
potete baciare essa. Baciatene le morte labbra se volete, come vorrebbe lei se potrebbe chiedervelo, poiché essa non è più adesso ghignante demone, né è più una sconcia cosa per tutta eternità. Essa più non è la non morta del diavolo. Essa è vera morta del Signore, cui anima è con lui. Arthur si è chinato a baciarla, e quindi abbiamo mandato lui e Quincy fuori dalla cappella, mentre il professore e io segavamo il paletto, lasciandone solo la punta nella salma. Poi abbiamo mozzato il capo di questa e ne abbiamo riempito la bocca d'aglio, quindi saldato l'involucro di zinco, abbiamo riavvitato il coperchio e, raccolti gli attrezzi, ce ne siamo andati. Il professore ha chiuso il cancello e ha dato la chiave ad Arthur. Fuori l'aria era dolce, il sole splendeva, gli uccelli cantavano. Sembrava che la natura tutta fosse accordata su un'altra, ben diversa nota. Ovunque era gaiezza e gioia e pace, perché in noi stessi eravamo tranquilli ed eravamo lieti, ancorché non senza mestizia. Prima che ce ne andassimo, Van Helsing ci ha detto: «Ora, miei amici, parte di nostro lavoro compiuta, una per noi più penosa. Resta però compito maggiore, trovare autore di tutto questo nostro dolore e fare esso scomparire. Io ho tracce che possiamo seguire, ma è lungo compito e uno difficile, e in esso è pericolo e sofferenza. Voi non volete me aiutare? Noi abbiamo imparato a credere, tutti noi, non è esso così? E siccome è così, non vediamo noi nostro dovere? Ya. E non promettiamo noi di spingerci fino a sua estrema conclusione? Ya. Uno alla volta gli abbiamo stretto la mano a suggellare la promessa e, avviandosi, il professore ha soggiunto: «Due sere da oggi voi incontrate voi con me, e noi ceniamo a ore 7 con amico John. Io invito altri due che voi ancora non conoscete, e io sono pronto per tutta nostra opera spiegare e svelare i nostri piani. Amico John, voi venite con me a casa, perché è molto da elaborare e voi potete me aiutare. Questa notte parto per Amsterdam, ma torno domani sera, e allora poi comincia nostra grande ricerca. Ma prima io ho molto da dire, per modo che voi sapete cosa è da fare e cosa che è da temere. Quindi nostra promessa è poi ripetuta di ciascuno di noi, perché davanti a noi è terribile compito, e una volta iniziato cammino, noi non possiamo tirare nostri piedi indietro». Diario del dottor Seward. Quando siamo arrivati al Berkeley Hotel, Van Helsing ha trovato ad attenderlo un telegramma. «Arrivo in treno, stop. Jonathan a Whitby, stop. Notizie importanti. Mina Harker». Il professore era ai sette cieli. «Ah, quella meravigliosa Madame Mina!» ha esclamato. «Perla lei tra le donne! Lei arriva, ma non posso attendere essa, che deve venire a vostra casa, amico John. Voi dovete andare a prendere essa a stazione. Telegrafatele onde che sia preparata». Spedito il telegramma, ci siamo concessi una tazza di tè. E mentre la bevevamo, Van Helsing mi ha messo al corrente del diario tenuto da Jonathan Harker durante il suo viaggio. Me ne ha data una copia dattiloscritta, aggiungendovi una copia del diario tenuto a Whitby dalla signora Harker. «Prendete essi», mi ha esortato, «e studiate essi bene. Quando che io sono tornato, voi siete padrone di tutti i fatti, e allora possiamo entrare meglio in nostra indagine. Teneteli al sicuro, perché sono gran tesoro. Voi occorrete tutta vostra fede, perfino voi che quest'oggi avete avuto esperienza come quella di oggi. Quanto qui dentro si racconta», e così dicendo ha calato lenta e pesante la mano sulla pila di fogli, «può essere inizio di fine per voi, e me, e per molti altri, ma può anche essere segnale di fine per non morti,
che calcano terra. Leggete tutto, io prego voi con mente aperta, e se avete qualcosa da aggiungere alla vicenda qui narrata, fate esso perché è assai importante. Voi avete tenuto diario di tutte queste così strane cose, non è vero, ya? E allora noi esamineremo esse tutte assieme quando ritorno. Dopodiché si è accinto alla partenza, e poco dopo si è avviato verso Liverpool Street, io invece alla stazione di Paddington, dove sono giunto con 15 minuti di anticipo sull'arrivo del treno. La folla si è dispersa, dopo la confusione che si ha sulla banchina ogni qualvolta un convoglio si arresta, e cominciavo a essere sulle spine per il timore di essermi lasciato sfuggire la mia ospite, quando ho visto avvicinarmisi una giovane donna dal volto soave e dall'aria compita, la quale, dopo avermi scoccato una rapida occhiata, ha chiesto: «Il dottor Seward, suppongo?» «E voi siete la signora Harker?» ho risposto prontamente, al che lei mi ha porto la mano. «Vi ho riconosciuto dalla descrizione della povera cara Lucy, ma...» E qui si è interrotta, mentre un improvviso rossore le saliva alle guance. «La vampata che ha imporporato anche le mie in qualche modo ci ha messi a nostro agio, perché è stata una tacita risposta alla sua. Ho preso il suo bagaglio, di cui faceva parte una macchina per scrivere, e con la sotterranea abbiamo raggiunto Fenchurch Street, dopo aver mandato un telegramma alla mia governante perché preparasse subito un salotto e una stanza da letto per la signora Harker. Siamo finalmente arrivati. La mia ospite ovviamente sapeva trattarsi di un manicomio, ma ho notato che non ha saputo reprimere un brivido quando vi siamo entrati. Mi ha detto che se ero d'accordo poteva venire subito nel mio studio, tante erano le cose che doveva comunicarmi. Ed eccomi qui, mentre l'aspetto, a completare la registrazione del mio diario fonografico. Fino a questo momento non ho avuto modo di dare un'occhiata alle carte lasciatemi da Van Helsing, sebbene le abbia sciorinate qui davanti a me. Dovrò procurare alla signora Harker qualcosa da fare, onde avere l'opportunità di leggerle. Evidentemente la signora non sa quanto prezioso sia il tempo, né quale il compito che ci attende. Devo fare attenzione a non spaventarla. 9 settembre. Dopo essermi data una rassettatina, sono scesa nello studio del dottor Seward. Davanti all'uscio mi sono arrestata perché mi è parso di udirlo parlare con qualcuno. Poiché d'altronde mi aveva pregata di affrettarmi, ho bussato e al suo avanti sono entrata. Con mia grande sorpresa era solo. Sul tavolo davanti a sé si trovava quello che subito ho riconosciuto dalle descrizioni uditene per un fonografo. Mai ne avevo visto uno ed ero assai incuriosita. «Spero di non avervi fatto attendere», ho esordito. «Ma mi sono fermata davanti all'uscio perché vi ho udito parlare e ho pensato che ci fosse qualcuno con voi». «Oh», ha replicato il dottor Seward con un sorriso. «Stavo solo registrando una parte del mio diario». «Il vostro diario?» gli ho chiesto sorpresa. «Sì», è suonata la sua risposta. «Lo tengo qui dentro». E così facendo ha posato la mano sul fonografo. La faccenda mi ha entusiasmata e ho esclamato: «Ma questo supera persino la stenografia! Posso ascoltare qualcosa?» «Ma certo», ha condisceso con calore il dottor Seward e si è alzato per mettere in moto l'apparecchio. Ma si è fermato a mezzo, un'espressione turbata in volto. «Il fatto è», ha cominciato a dire con tono esitante, «che io su questo registro solo il mio diario, e questo riguarda esclusivamente, quasi esclusivamente, i miei pazienti, per cui potrebbe essere indiscreto, voglio dire, qui si è arrestato, e io ho cercato di toglierlo dall'imbarazzo dicendogli: voi siete tra coloro che hanno assistito la cara Lucy sino alla fine. Fatemi sentire com'è morta, perché tutto ciò che di lei saprò mi renderà enormemente grata. Lucy mi era tanto, tanto cara». Con mia sorpresa ha replicato, il volto atteggiato a quello che mi è sembrato orrore: «Dirvi della sua morte? Neppure per tutto l'oro del mondo!» «E perché no?» ho chiesto, e intanto ero in preda di una sensazione d'angoscia e fatalità. Un altro silenzio del dottor Seward, ed era evidente che cercava una scusa. Finalmente ha balbettato: «Vedete, ecco,
Non so come trovare nella registrazione una singola parte del diario. Mentre pronunciava queste parole, gli è balenata un'idea e l'ha espressa con inconsapevole immediatezza, in tono diverso, con l'ingenuità di un bambino. «È proprio così, sul mio onore, dico sul serio». Non ho potuto trattenere un sorriso e lui con una smorfia. Questa volta mi sono proprio tradito. Ma sapete che, sebbene tenga questo diario da mesi, mai mi è passata per il capo l'idea di come fare a trovarne questa o quella parte, casomai mi occorresse risentirla. Ormai però mi ero convinta che il diario di un medico che aveva curato Lucy avesse senz'altro qualcosa da aggiungere alla somma delle nostre conoscenze circa quella terribile creatura, e gli ho detto con tono deciso: «Quando è così, dottor Seward, sarebbe meglio che mi permetteste di ricopiarlo tutto a macchina». Il suo volto si è coperto di un pallore che non esito a definire mortale, mentre ribatteva: «No, no, no, per nulla al mondo potrei permettervi di conoscere quell'atroce vicenda». Sicché era una cosa tremenda. Avevo indovinato giusto. Per un istante sono rimasta pensierosa, mentre il mio sguardo vagava per la stanza all'inconsapevole ricerca di un oggetto, di una situazione che mi venisse in aiuto, ed ecco che i miei occhi si sono posati su un gran mucchio di fogli dattiloscritti sopra il tavolo. Il dottore ha seguito senza volerlo la direzione del mio sguardo e, scorgendo a sua volta i fogli, ha capito quel che volevo dire. Che era questo: «Voi non mi conoscete. Quando avrete letto quelle carte, il mio diario e quello di mio marito che ho del pari ricopiato a macchina, mi conoscerete meglio. Non ho esitato a dedicare ogni palpito del mio cuore a questa causa. Ma naturalmente voi non mi conoscete, non ancora, e non posso certo aspettarmi che abbiate sufficiente fiducia di me. Si tratta senza alcun dubbio di un uomo di nobile sentire. La povera cara Lucy aveva ragione di affermarlo». Si è alzato. Ha aperto un grande cassetto in cui erano disposti in bell'ordine numerosi cilindri cavi di metallo coperti di cera scura e ha detto: «Avete perfettamente ragione. Non mi fidavo di voi perché non vi conoscevo. Ma ora vi conosco e mi sia lecito dirvi che avrei dovuto conoscervi da lungo tempo. So che Lucy vi ha parlato di me e a me ha detto di voi. Posso dunque compiere l'unica riparazione che rientri nelle mie facoltà. Prendete i cilindri e ascoltateli. La prima mezza dozzina riguardano me personalmente e non vi faranno inorridire. Così mi conoscerete meglio. Nel frattempo la cena sarà pronta e intanto io leggerò una parte di questi documenti, sì da essere meglio in grado di capire certe cose». Ha portato lui stesso il fonografo di sopra nel mio salotto e l'ha messo in funzione a mio pro. «Ora verrò a conoscenza di cose piacevoli, ne sono certa, perché questo mi rivelerà l'altra faccia di un episodio di vero amore, di cui già conosco il verso». Diario del dottor Seward. 29 settembre. Ero a tal punto preso da quello straordinario diario di Jonathan Harker e da quello di sua moglie che ho lasciato trascorrere il tempo senza che me ne accorgessi. La signora Harker non era scesa quando la cameriera è entrata ad annunciare la cena. E allora ho detto: «Probabilmente è stanca. Rimandiamo il pasto di un'ora». E ho ripreso la lettura. Avevo appena finito il diario della signora Harker quando questa è entrata. Appariva soavemente graziosa, eppure assai triste, gli occhi arrossati dal pianto, e questo mi ha profondamente commosso. Dio sa se in questi ultimi tempi ho avuto motivo di versar lacrime, pure il sollievo di farlo mi è stato negato. E ora la vista di quei dolci occhi lustri di lacrime recenti mi è arrivata dritta al cuore, per cui ho detto col tono più comprensivo possibile: «Temo assai di avervi turbata». «Oh no, non turbata», è suonata la sua replica, «ma sono stata commossa oltre ogni dire dal vostro dolore. È una macchina meravigliosa quella, ma così crudelmente sincera. Mi ha riferito l'angoscia del vostro cuore fin nelle più riposte pieghe, ed era come dire un'anima che gridasse a Dio Onnipotente. Nessuno dovrà mai più ascoltare questa voce. Ecco, ho cercato di rendermi utile. Ho dattiloscritto le parole da voi dette, e così nessun altro dovrà più udire i battiti del vostro cuore come ho fatto io. Nessuno dovrà più sapere.
Nessuno più saprà, ho detto a voce bassa. La signora Harker ha posato la sua mano sulla mia e ha esclamato con tono di profonda gravità. Purtroppo devono. Devono? Ma perché? Ho domandato. Perché questo fa parte di tutta la terribile vicenda. Fa parte della morte della povera cara Lucy e di tutto quanto l'ha provocata. Perché nella lotta che ci attende per liberare la Terra da questo orrendo mostro, dobbiamo poter disporre di tutte le conoscenze e di tutti gli ausili di cui possiamo avvalerci. I cilindri che mi avete dato, a mio giudizio, contenevano più di quanto voleste che sapessi. E comunque mi rendo conto che in quanto avete registrato ci sono molti elementi che fanno luce su questo buio mistero. Mi permetterete di dare il mio contributo, vero? So fino a un certo punto come sono andate le cose, ma già mi rendo conto, sebbene il vostro diario mi abbia portato solo fino al 7 di settembre, come la povera Lucy sia stata stretta d'assedio e come si sia compiuto il suo terribile destino. Jonathan e io abbiamo lavorato giorno e notte da che il professor Van Helsing è venuto a trovarci. Mio marito è andato a Withby per procurarsi altre informazioni e domani sarà qui ad aiutarci. Non devono esistere segreti tra noi. Collaborando in uno spirito di totale fiducia, saremo certamente più forti che se qualcuno di noi brancolasse nel buio. Mi guardava con espressione così implorante, in pari tempo dava prova col suo atteggiamento di tanto coraggio e risolutezza, che subito ho condisceso ai suoi desideri. «Farete quel che vorrete in questa faccenda», le ho detto, «e Dio mi perdoni se sbaglio. Vi resta ancora da conoscere particolari atroci, ma poiché vi siete ormai spinta lungo questa strada, fino al punto del decesso della povera Lucy, sono certo che non vi rassegnerete a restare nell'oscurità, e che la fine, la vera fine, può finalmente farvi apparire un barlume di serenità. Venite». La cena è servita. Dobbiamo mantenerci in forza per quello che ci aspetta, ed è un duro, spaventevole compito. Quando avrete mangiato saprete il resto e io risponderò a ogni vostra domanda, qualora vi sia qualcosa che non vi risulti chiaro, laddove lo è a coloro che a quegli eventi hanno assistito. Diario di Mina Harker, 29 settembre. Dopo cena, il dottor Seward ed io siamo tornati nel suo studio. Il dottore è andato a riprendere il fonografo che avevo lasciato in camera mia, io la macchina per scrivere. Mi ha fatto prendere posto in una comoda poltrona e ha collocato il fonografo in posizione tale da permettermi di manovrarlo senza alzarmi, mostrandomi come fermarlo qualora volessi riposarmi. Quindi assai opportunamente si è accomodato in un'altra poltrona, in modo da darmi le spalle, onde lasciarmi la maggior libertà possibile. E ha cominciato a leggere. Io mi sono messa la forcella alle orecchie e ho preso ad ascoltare. Quando sono giunta alla fine della terribile vicenda della morte di Lucy e di tutto quello che le ha fatto seguito, mi sono abbandonata esausta sullo schienale. Per fortuna non ho tendenza agli svenimenti, ma quando il dottor Seward si è reso conto del mio stato d'animo, è balzato in piedi con un'esclamazione desolata. E in gran fretta, cavata una bottiglia quadrata da una credenza, mi ha fatto bere un po' di brandy, che ben presto mi ha rimesso un pochino in forze. Mi sentivo girare la testa, e se in quella moltitudine di orrori non si fosse fatto strada, unico, un benedetto raggio di luce, la consapevolezza cioè che la mia cara, cara Lucy riposava finalmente in pace. Non credo che sarei riuscita a reggere la situazione senza abbandonarmi a un accesso di isteria. È tutto così barbaro e misterioso e strano che se non fossi stata al corrente dell'esperienza toccata a Jonathan in Transilvania, mai avrei creduto. E neppure così sapevo esattamente che cosa credere. E per superare questo mio stato d'animo, occupandomi d'altro, ho tolto il coperchio della macchina per scrivere e ho detto al dottor Seward: «Permettetemi di trascrivere tutto adesso. Dobbiamo essere pronti per quando arriverà il dottor Van Helsing. Ho inviato un telegramma a Jonathan dicendogli di venire qui non appena arriverà a Londra da Withby. In una faccenda del genere il tempo è preziosissimo e penso che se avremo sotto mano tutto il materiale di cui disponiamo e ogni singolo dato in ordine cronologico, avremo già fatto un bel passo in avanti. Mi dite che Lord Godalming e il signor Morris stanno anch'essi per arrivare. Facciamo in modo che Jonathan sappia già tutto quando saranno qui».
Accedendo al mio desiderio, il dottor Seward ha allora regolato il fonografo a bassa velocità e io ho cominciato a trascrivere dall'inizio del settimo cilindro. Mi servivo di carta carbone in modo da ottenere 3 copie del diario, come avevo fatto con tutto il resto. Era ormai tardi quando ho finito e nel frattempo il dottor Seward è andato a compiere il solito giro tra i pazienti. Finitolo, è tornato nello studio e mi si è seduto accanto leggendo le cartelle già scritte perché non mi sentissi troppo sola mentre lavoravo. Com'è buono e premuroso. Il mondo sembra pieno di brave persone, sebbene non vi manchino i mostri. Prima di ritirarmi, mi sono ricordata di quel che Jonathan aveva scritto nel suo diario a proposito dell'agitazione di cui si era mostrato in preda il professore dopo aver letto non so che in un giornale della sera alla stazione di Exeter. E constatato che il dottor Seward conserva le copie dei giornali che acquista, mi son fatta dare quelle della Westminster Gazette e della Pall Mall Gazette e me le sono portate nella mia stanza, memore di quanto utili mi fossero stati il Daily Graph e la Whitby Gazette, dei quali conservavo i ritagli per comprendere i terribili eventi verificatisi a Whitby in seguito allo sbarco del conte Dracula. Spulcerò i giornali della sera a partire da quella data. E chissà che non ne ricavi qualche nuova ispirazione. Non ho sonno, e il lavoro mi aiuterà a mantenere la calma. Diario del dottor Seward, 30 settembre. Il signor Harker è giunto alle 9. Aveva ricevuto il telegramma della moglie un attimo prima di partire. È straordinariamente intelligente, lo si vede dalla fisionomia, è pieno di energia. Se il suo diario risponde a verità, e stando alle mie stesse sorprendenti esperienze, non può non essere così, è anche un uomo di grande coraggio. Quella sua seconda discesa nel sotterraneo è stato un atto di estremo ardire. Dopo averne letto il resoconto, ero preparato a vedermi di fronte un convincente esempio di virilità, non però anche il tranquillo gentiluomo dall'aria efficiente che ho conosciuto oggi. Più tardi, dopo pranzo, Harker e sua moglie sono tornati nella loro stanza e poco fa, passando per il corridoio, ho udito il ticchettio della macchina per scrivere. Non si concedono requie. La signora Harker mi ha detto che stanno disponendo in ordine cronologico ogni elemento di prova in loro possesso. Harker si è procurato il carteggio tra la ditta che ha preso in consegna le casse a Whitby e l'impresa di trasporti londinese che se n'è occupata. Adesso sta leggendo la trascrizione del mio diario fatta da sua moglie. Chissà cosa ne dedurranno. Ecco, ci siamo. Per strano che possa sembrare, mai mi è balenata l'idea che proprio la casa vicina potesse essere il covo del conte. E Dio sa se mi sono mancati gli indizi fornitimi dal comportamento del paziente Renfield. Il gruppo di lettere relativo all'acquisto della casa mi è stato presentato insieme al dattilo scritto. Se solo le avessimo avute in precedenza, avremmo potuto salvare la povera Lucy. Ma basta, lungo questa strada si incontra la follia. Harker è tornato a radunare il suo materiale. Dice che per l'ora di pranzo loro due saranno in grado di esibire un resoconto ordinato. Nel frattempo ritiene che dovrei vedere Renfield, che fino a questo momento è stato una sorta di barometro dei va e vieni del conte. Non riesco ancora ad afferrare esattamente il nesso, ma quando avrò sott'occhio tutte le date, penso che ci riuscirò. Che fortuna che la signora Harker abbia ricopiato a macchina i miei cilindri, altrimenti non saremmo mai riusciti a recuperare le date. Ho trovato Renfield seduto tutto tranquillo nella sua stanza, le mani in grembo. Sorrideva gioviale e in quel momento sembrava assolutamente savio. Mi sono seduto e ho chiacchierato con lui del più e del meno e lui ha affrontato gli argomenti con molta pacatezza. Poi, di sua propria iniziativa, ha accennato al proposito di andarsene a casa, soggetto che non ha mai intavolato a quanto mi risulti durante il suo soggiorno in questo luogo. In effetti parlava con grande sicurezza della sua prossima dimissione. E credo che, non avessi avuto la conversazione con Harker, non avessi letto le lettere, controllato le date delle crisi di Renfield, sarei stato disposto a firmare il documento relativo dopo un breve periodo di osservazione. Ma stando le cose come stanno, sono oltremodo sospettoso. Tutti i suoi accessi si sono verificati in coincidenza con la vicinanza del conte. Che cosa significa dunque questa assoluta tranquillità? È possibile che il suo istinto gli dia la certezza del definitivo trionfo del vampiro? Certo,
Egli stesso zoofago e nei suoi vaneggiamenti parlava di un padrone, tutti elementi che sembrano confermare la nostra ipotesi. Comunque, dopo un po' l'ho lasciato. L'amico al momento è un pochino troppo savio perché sia conveniente sondarlo troppo a fondo con le domande. Potrebbe mettersi a pensare e allora... Allora ho preferito lasciarlo solo. Non mi fido affatto di queste sue fasi di tranquillità e ho consigliato all'infermiere di vigilarlo attentamente, tenendo sotto mano per ogni evenienza una camicia di forza.